Benvenuti al terzo appuntamento della settimana della lingua italiana. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, il professor Serianni. Siamo molto felici di averlo qui con noi, anche se solo virtualmente. E il professore ci parlerà di Dante, perché quest'anno, in occasione del centenario, è uscito un libro del professore sulla lingua di Dante e sull'influenza che ha sull'italiano contemporaneo. Con Dante ricordiamo che stiamo risalendo davvero alle origini della lingua italiana. Siamo in un'epoca in cui le attestazioni scritte del volgare fiorentino sono ancora abbastanza recenti e le attestazioni letterarie ancora più recenti. Quindi da pochissimo in Italia si comincia a scrivere in italiano, si abbandona il latino e si comincia a fare letteratura in italiano. A così breve distanza dalla comparsa di queste forme, ci arriva un'opera letteraria del peso di quella di Dante, e quindi è facile immaginare come un'opera così pesante nel quadro della letteratura europea dovesse avere delle ripercussioni di lungo corso sulla lingua italiana, tanto che probabilmente l'opera di Dante è una delle ragioni per cui il prestigio del fiorentino è diventato tale da trasformarsi nella lingua letteraria prima di tutta la penisola italiana, e poi nella lingua nazionale. Ma della nascita della lingua nazionale parleremo domani con il professor Palermo. Oggi ritorniamo alle origini, al professor Serianni, a cui lascio immediatamente la parola, e non prima di aver ringraziato l'Università per Stranieri di Siena e l'Università Nacional de Córdoba che hanno partecipato all'organizzazione di questo evento. Ringrazio i relatori delle giornate precedenti, la professoressa Ricci, il professor Baglioni, e il professor Palermo e la dottoressa Dazzi che hanno contribuito impagabilmente all'organizzazione dell'evento. Grazie, professor Serianni, le lascio la parola. Grazie. Allora io ringrazio molto il direttore dell'Istituto di Cultura per l'invito e saluto cordialmente tutti coloro che sono collegati in questo momento. Ma parto da una considerazione che si impone affrontando il tema di Dante e la lingua italiana. È corretto o no? O è una formula retorica definire Dante il padre della lingua italiana? Secondo me, come cercherò di argomentare nel corso di questa conversazione, è corretto. E parto da un dato che quando si confrontano le lingue, tra lingue diverse tra loro, ha particolare importanza, ossia i suoni che una certa lingua ha. L'italiano di Dante coincide, per quanto riguarda la fonetica, appunto l'insieme dei suoni, con quello che sto parlando in questo momento. Lo stesso non possiamo dire per le due altre grandi lingue romanze che nel Medioevo presentavano un assetto molto diverso da quello attuale. Se noi prendiamo un grande poeta castigliano del XIII secolo, che fu anche un sovrano, Alfonso il Savio, è curioso questo fatto che anche la poesia italiana in fondo nasce per impulso di un sovrano, Federico II di Svevia. Bene, se prendiamo le poesie di Alfonso il Savio, notiamo forme che sarebbero impensabili nel castigliano, nello spagnolo attuale. Per esempio, trist, una parola che termini con questo gruppo consonantico, non sarebbe ammessa. Oppure te, perduto, invece di te, perdido, ti ho perso, ma chiaramente con voi non ho bisogno di fare la traduzione. Vale per lo spagnolo, ma vale anche per il francese. Anche qui possiamo citare quello che è considerato il più antico romanzo francese, in versi, il romanzo di Tebe, che riprende temi classici con una serie di attualizzazioni in realtà, e troviamo per esempio Mout espuenti, che vuol dire molto spaventato, ma a parte che non si direbbe nel francese moderno épouvanté, si direbbe semmai effrayé, e
Certamente il superlativo non si forma con l'avverbio corrispondente al nostro molto, ma con la forma très. Très effrayé, insomma, quindi una diciamo, lingua diciamo, pure diversa. E ancora, sempre per quanto riguarda il francese, quando noi leggiamo una parola in francese che presenta la sequenza OI, per esempio le roi, il re, la pronunciamo così. Questa pronuncia si è imposta solo all'epoca della Rivoluzione francese. Era la pronuncia che si è diffusa da Parigi, la indiscussa capitale della Francia fin dal Medioevo. E fino allora la pronuncia era diversa, prima moi nella fase più antica, poi moi e poi moi, finalmente moi. Bene, la prima considerazione da fare è dunque questa: abbiamo una notevole, quasi totale direi, corrispondenza per quanto riguarda i suoni. Ma Dante non ha scritto soltanto la commedia, anche se noi celebriamo l'anniversario di Dante proprio per questo suo poema. Dante ha scritto altre cose, in particolare anche un trattato in latino, lasciato incompiuto, e intitolato Il De Vulgari Eloquentia. Lo potremmo tradurre l'arte di esprimersi o di scrivere in volgare, non in latino. Scrive in latino questo trattato Dante perché si rivolge ai dotti. Il latino era all'epoca la lingua abituale per quanto riguarda la scrittura e la ricezione da parte dei dotti. Che cosa dice Dante di notevole in questo trattato? Beh, intanto è il primo esempio di una descrizione di tutti i dialetti, comunque di gran parte, dei dialetti italiani. Dante si pone idealmente sulle Alpi e guarda quindi come usava nella geografia del tempo l'Italia dall'alto in basso e divide i dialetti a seconda che si trovino a destra o a sinistra della catena dell'Appennino. Questa descrizione Dante la fa perché va in cerca di quello che lui stesso definisce il volgare illustre, cioè il volgare degno della poesia più elevata. E questi dialetti sono passati in rassegna tutti criticamente, non escludendo anzi il fiorentino, che Dante considera un brutto dialetto popolare e comunque inadatto a rappresentare il volgare illustre. Però quello che è significativo è che Dante riunisca comunque in una medesima etichetta volgari appartenenti ad un certo ambiente linguistico proprio i volgari che si parlano in Italia, e tra questi volgari c'è anche il sardo, cosa non ovvia, non solo per ragioni geografiche. La Sardegna è un'isola a sé, e non ha quel collegamento diretto con il continente, col resto d'Italia, che ha la Sicilia, ma anche perché i rapporti con la Sicilia nel Medioevo erano abbastanza bassi, anche se i toscani, in particolare i pisani, avevano rapporti politici con la Sardegna che per un certo periodo era in parte sotto il loro dominio. Ma Dante insomma considera anche il sardo in questo ambito di dialetti italiani. Ha dunque una percezione dell'Italia non come unità, questo sarebbe diciamo anacronistico pensarlo, anche se durante il Risorgimento nell'Ottocento Dante fu considerato un profeta, un anticipatore dell'unità d'Italia. Naturalmente non è così, però è vero, è innegabile che Dante considera una unità di tipo linguistico e culturale. E Dante parla anche, e questa volta attingo dalla commedia, di Italia, mentre non parla mai di italiano, non usa questa parola che esisteva
all'epoca sua. Il più antico esempio in realtà è nel francese antico di Brunetto Latini, che è stato uno dei maestri di Dante, che Dante stesso incontra nell'inferno, mostrando per lui grande deferenza, e Brunetto usa italien, cioè italiano. Ma Dante usa Italia, la usa anche in contesti molto famosi. Ne cito tre, di cui il primo e l'ultimo molto famosi. Il primo è nel primo canto dell'Inferno, quando Dante introduce il veltro, cioè un cane da caccia, questo è letteralmente il significato di veltro, che figuratamente dovrebbe rappresentare un'autorità in grado di ricondurre la pace, la concordia nell'Italia del tempo travagliata da lotte intestine. E dice Dante: di quell'umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, Eurialo e Turno e Niso di Ferute. Dante fa riferimento a dei personaggi dell'Eneide di Virgilio. Dunque di quell'umile Italia, dove umile probabilmente ha un significato diverso dal nostro, e si riferisce, come diciamo rispettando la semantica latina di humilis, a bassa, in riferimento alla, diciamo, approdo di Enea nelle coste basse dell'Italia. Ancora la usa, usa Italia nel ventesimo canto dell'Inferno, quando si parla dell'origine di Mantova, e si dice, Virgilio dice a Dante, dando alcune spiegazioni, Suso in Italia, giusto in Italia bella, giace un lago che è il lago di Garda, di Benaco. Dunque, ancora una volta, l'Italia, questa volta con un aggettivo apprezzativo. E poi abbiamo forse l'esempio più famoso di tutti, nel sesto del Purgatorio, una apostrofe dell'Italia che non è in grado di trovare pace interna e che ricorre o accetta dominazioni straniere. Ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di province ma bordello. Forse l'unica cosa da spiegare oggi è donna, che vuol dire, secondo il latino domina, signora. Italia, dunque, che alberga dolore, lotte intestine, e che è trasformata in un bordello. Bordello è una delle numerose parole di Dante che non ho bisogno di parafrasare, perché il significato è ancora noto. E Dante non usa italiano, dicevo prima, ma usa latino, con questo esatto valore di italiano. Per esempio, nell'Inferno, il ventiduesimo canto dell'Inferno, che è il canto in cui sono puniti i barattieri, noi oggi parleremmo di persone colpevoli di corruzione, di peculato, di concussione, cioè di una serie di reati compiuti dal pubblico funzionario che non fa il suo dovere perché accetta o addirittura sollecita somme di denaro che non gli spettano. Dante immagina che questi dannati siano attuffati in uno stagno di pece bollente. La pece è simbolo degli imbrogli in che questi personaggi hanno compiuto. E Virgilio, interpretando il volere di Dante, chiede a uno dei dannati, che è riuscito per un momento ad uscire dal stagno di pece, ordì: conosci tu alcun che sia latino sotto la pece? Conosci qualcuno che sia italiano? Dante personaggio ha questa curiosità di incontrare, non possiamo dire connazionali, ma insomma altri italiani. E il dannato a cui la domanda è stata rivolta ne indica due che sono sardi, per l'appunto. Per noi oggi sono
solo dei nomi, Frate Gomita e Michele Zanche. Ma Dante dice, attribuisce al dannato, il fatto che questi due non si stancano mai di parlare della loro Sardegna, le loro lingue, dice Dante esattamente, non sono mai stanche di parlare della Sardegna. E, tralasciando altri esempi, il latino dunque viene usato con questa specifica intenzione. Dante allora ha una percezione di una parentela linguistica tra i vari parlari italiani e esprime il proposito di andare alla ricerca del volgare illustre. Il volgare illustre degno di quella che Dante chiama la tragedia, dove tragedia non indica un'opera teatrale come nell'italiano attuale, ma indica un livello stilistico molto elevato, molto alto, come avveniva per l'Eneide, il modello insuperato di stile tragico. Il volgare illustre è quello nel quale Dante stesso scrive le sue poesie amorose. Dante appartiene a quella corrente nota come dolce stil novo. E Dante trova modo di autocelebrarsi. Dante non era umile, era per sua stessa missione superbo, quindi trova modo di dire che modelli illustri di poeti che si sono espressi con questo alto grado di perfezione formale sono Cinus Pistoriensis, cioè Cino da Pistoia, et amicus eius. Cino da Pistoia è il suo amico. Il suo amico indica se stesso. Quindi, insomma, tanto modesto non era, perché il lettore dell'epoca poteva facilmente cogliere l'allusione a sé. Dante era fiorentino, come sappiamo, Cino appunto è pistoiese. Però Dante cita anche dei nomi a noi praticamente sconosciuti di poeti che hanno adottato il volgare illustre, per esempio Aldobrandino dei Mezzabati di Padova, Veneto, e Tommaso e Ugolino Bucciola Faentini, Faenza è in Romagna. Perché? Beh, perché Dante vuol dire che il volgare illustre, forma d'arte, può essere attinto indipendentemente dalla provenienza, non è insomma una prerogativa dei fiorentini, anche se Dante scrive il suo poema in fiorentino. Non c'è contraddizione in questo, perché Dante, con quella che noi chiamiamo la Divina Commedia, ma che in realtà Dante non denomina, non c'è un titolo d'autore, Divina Commedia si afferma dal Cinquecento, quando in una importante edizione del poema si usa per la prima volta Divina Commedia. E Divina allude sia al fatto che si tratta del mondo ultraterreno, sia alla eccellenza d'arte, per cui noi possiamo anche oggi usare divino con valore apprezzativo, no? È divino questo risotto, se vogliamo fare un esempio molto casalingo e domestico. Bene, la commedia si chiama così perché è scritta in stile comico, in stile cioè basso, ma è uno stile che all'occorrenza ammette anche dei livelli alti. Un esempio molto famoso è nel quinto canto dell'Inferno, il canto di Francesca da Rimini, punita tra i lussuriosi, in cui Francesca enuncia dà una definizione di amore esemplata su quella dei poeti stilnovistici e quindi particolarmente elevata, anche stilisticamente. Amor cannullo amato, amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, eccetera, eccetera. Amore è ripetuto in tre terzine successive. L'amore che fa sì che chiunque sia oggetto di amore non possa che ricambiare questo sentimento, diciamo meglio, questa passione,
mi prese di Paolo, il suo amante, nonché cognato, fratello del marito, che come vedi i due sono stretti insieme anche nel mondo ultraterreno, non mi abbandona più. E il fatto che la commedia, il poema di Dante, ammetta vari stili ci è dimostrato da una parola, tra l'altro. Quando nel De Vulgari Eloquentia Dante definisce il fiorentino, ricorre, come fa per tutti gli altri dialetti, ad una singola frase, che per lo più è inventata da lui. Qualche volta invece è attinta da fonti che siamo stati in grado di riconoscere. La frase a ludibrio dei fiorentini è «manichiamo in troque, che noi non facciamo altro, pensiamo a mangiare intanto», perché quello che veramente ci piace è mangiare. I fiorentini avevano fama di golosi, particolarmente golosi, e il secondo personaggio, dopo Francesca e Paolo, che Dante incontra nell'inferno è Ciacco, punito tra i golosi e fiorentino. Bene, manichiamo. Manicare è un verbo che si trova nell'inferno, nel canto del conte Ugolino, che è lasciato morire in una cella insieme a figli e nipoti, cioè a persone innocenti. A un certo punto Ugolino si morde le mani e i suoi giovanissimi compagni di sventura pensano che si morda le mani non per rabbia, non per la disperazione, ma per fame. E Dante scrive: «Credendo ch'il fessi per voglia di manicar, di subito levorsi». Credendo che io lo facessi per desiderio di mangiare, ecco che troviamo manicare. Ma troviamo anche l'avverbio introque, che chiude un canto. E sì, andavamo introque. Nel frattempo io e Virgilio, diciamo, continuavamo a camminare. Allora, questa parte del mio discorso vuole sottolineare che, appunto, Dante ha comunque il senso di una lingua sopraregionale e la declina anche in una notevole varietà stilistica. Ma chiediamoci ora, confrontando idealmente, naturalmente non lo faremo in modo analitico, chiediamoci ora se la lingua che Dante effettivamente usa corrisponda alla nostra, o meglio, in che misura c'è questa corrispondenza. Un buon sistema per farlo è quello di andare alla ricerca di quelle che si chiamano le prime attestazioni. Il concetto è abbastanza intuitivo. Parliamo di prima attestazione quando in un testo troviamo usata per la prima volta una parola. Ora, per l'italiano antico, noi siamo abbastanza in grado di fare un'affermazione del genere con buon margine di sicurezza, perché abbiamo degli strumenti elettronici molto avanzati che hanno censito tutti i materiali editi nel periodo più antico. Quindi certo può venire fuori un testo non pubblicato che presenti la stessa parola prima di Dante, ma questo non è probabile perché i testi letterari, storici, retorici del 200 sono tutti pubblicati e restano inediti solo un certo numero di libri di conti, di libri di mercanti, in cui però è difficile che si trovino molte delle parole che Dante usa attingendole al lessico intellettuale. Allora, vi propongo alcuni esempi che mettano in evidenza come alcune parole sono del tutto uscite d'uso,
Altre parole invece appartengono alla lingua che noi usiamo e in qualche altro caso abbiamo un diverso significato. La parola si continua ancora, ha lo stesso suono rispetto a quello che aveva nel 300, ma il significato non è lo stesso. Illustro prima questo ultimo caso, quello che si può chiamare di continuità apparente, e lo illustro con tre esempi. Il primo è ragazzo. Tutti sappiamo che cosa vuol dire ragazzo. Vuol dire bambino, adolescente o sempre più spesso oggi giovane uomo, per cui il direttore dell'Istituto di Cultura potrebbe essere definito un ragazzo se questo epiteto non fosse sconveniente rispetto all'importante carica che ricopre, ma come aspetto potrebbe essere detto un ragazzo, i capelli non sono così rilevanti. E Dante ignora questo significato che si sarebbe sviluppato molto più tardi. All'epoca sua ragazzo voleva dire mozzo di stalla, significato che si è continuato un po' col valore di garzone, prima che si diffondessero i supermercati, no? Il ragazzo del fornaio, per esempio. E lo usa infatti in un canto dell'inferno in cui rappresenta dei dannati, nella fattispecie gli alchimisti, che sono puniti tra i falsari e che sono puniti con un pizzicore, con un prurito insopportabile. Che cosa fa qualcuno che abbia prurito? Ovviamente si gratta. Ed è quello che fanno questi dannati senza riuscire naturalmente a trovare sollievo. Dante paragona questo loro grattarsi frenetico a un ragazzo, a un mozzo di stalla, che striglia furiosamente, cioè pulisce furiosamente il cavallo perché ha fatto tardi e teme i rimproveri del padrone. Ecco l'unico esempio di ragazzo in tutta la commedia. La parola è la stessa, come suona, il significato è diverso. Non corrisponde pienamente ai significati attuali neanche la parola frate, che ha il significato di religioso, come lo avrebbe nell'italiano di oggi. Il frate gomita, che ricordavo prima, punito tra i barattieri, era un frate a tutti gli effetti. Ma frate nell'italiano di Dante ha anche il valore di fratello, quindi un valore che si richiama al latino frater e che non implica naturalmente una determinata condizione religiosa. Frate è l'epiteto abituale con cui le anime si rivolgono ad altre anime sia nel purgatorio sia nel paradiso, quando tutte sono anime salvate e quindi si riconoscono in questa comune fratellanza, in questa comune appartenenza alla diciamo essere cristiani e quindi vicini a Dio. L'ultimo esempio che faccio è quello di affetto. Affetto ha in alcuni esempi lo stesso significato che ha oggi. All'ingresso del purgatorio, sulla spiaggia del purgatorio, dove Virgilio e Dante approdano e approdano altre anime che sono salve, anche se devono compiere un periodo di purificazione, Dante incontra un amico di cui noi non sappiamo nulla, perché è solo Dante a farci questo nome, Casella. E Casella, nel vederlo, ha un moto di grande affetto. Beh, la parola che useremmo anche noi per indicare il piacere che proviamo nel rivedere una persona a noi cara, un grande amico, e soprattutto in questo caso nel saperlo salvo e non dannato. Ma in altri casi affetto vuol dire impulso, passione, è un termine quindi che non implica un moto sentimentale nei confronti di altri, ma solo un moto della nostra sensibilità opposto, contrapposto
al discorso puramente razionale. Nel libro che il direttore ricordava prima, ho fatto un sondaggio analitico su 15 canti del poema, scelti tra i canti centrali. I canti in tutto sono 100 e questi sono 15, dal decimo al quattordicesimo per ciascuna cantica. Allora vi propongo alcuni esempi tratti da questo campione non proprio trascurabile di testo per, diciamo, farvi notare che alcune parole sono certamente uscite d'uso, quindi qualunque lettore avrebbe bisogno di una nota a piè di pagina, altre però corrispondono all'italiano che noi parliamo. È uscita d'uso per esempio burrato, che non c'entra nulla col burro, ma vuol dire scoscendimento, burrone. Cotal, cioè molto ripida, tale è di quel burrato, di quel burrone, era la scesa. Beh, burrato ovviamente è uscito d'uso ed è uscito d'uso abbastanza presto, senza lasciare traccia. Così come è uscita d'uso la parola lacca, che non fa riferimento al gel che si pone sui capelli, naturalmente, è una semplice omonimia. Lacca nel senso di frana, due parole che muoiono con Dante. Poi abbiamo una parola che ha uno statuto un po' diverso, la parola fuio, che vuol dire ladro. Questi tre esempi che ho citato appartengono tutti al dodicesimo canto dell'Inferno, tanto per la storia. Dice Virgilio, non è ladron, riferito a Dante, non è un malvagio, un farabutto, diremmo noi oggi, forse più che ladrone, né io, anima fuia. Virgilio non ha avuto il beneficio della salvezza, essendo vissuto prima di Cristo, ed è nel limbo, cioè in una particolare condizione in cui le anime non patiscono nessun dolore fisico se non quello spirituale di non avere il beneficio della visione di Dio, della gioia eterna che spetta solo al paradiso. Oh, fuio naturalmente è una parola che noi non usiamo, e tuttavia la troviamo in quello che viene considerato il più grande poeta italiano del Novecento, Eugenio Montale, che in una sua raccolta, La Bufera, usa proprio nella poesia eponima, cioè nella poesia che si intitola La Bufera, questi due versi, il fremere dei tamburelli sulla fossa fuia, sulla fossa ladra, è una ripresa da Dante, perché ladra, perché la fossa, evidentemente abbastanza profonda, occulta lo sguardo, potremmo dire ruba allo sguardo chi o la cosa che vi finisce dentro. Fuio dunque è una parola morta in italiano che però ha avuto una certa risonanza nella lingua letteraria. Poi nel canto tredicesimo, il canto dei suicidi, finalmente troviamo tra le prime attestazioni, sto limitandomi alle prime attestazioni, una parola che oggi usiamo tranquillamente, cioè la parola cigolare, che cigola per vento che va via. Anche qui non ho bisogno, come per bordello, di spiegare a persone in grado di capire l'italiano che cosa vuol dire cigolare. Cigolare è una parola che con ogni verosimiglianza esisteva in italiano prima di Dante, ma nessuno l'aveva usata in un testo scritto. E approfitto di questo esempio per fare una riflessione più generale. Dante, in particolare con la Commedia, ha una escursione di temi estremamente ampia, cosa che non era avvenuta fino a quel momento per nessun altro testo scritto in volgare. Perché i testi a lui precedenti
si concentravano o nella poesia amorosa, che presenta un lessico molto ricco, ma insomma relativo a questo ambito comunque ristretto, o testi in prosa, per lo più volgarizzamenti da testi latini o anche da testi francesi. Testi del genere a priori non hanno la probabilità di documentare una parola, un verbo come cigolare. Un'altra parola che noi oggi usiamo, possiamo usare, anche se è una parola non comune, diciamo pure una parola letteraria, è stormire. Code le bestie e le fronde stormire. È il leggero rumore che fanno le foglie di un albero quando sono agitate dal vento. Stormire anche è stato usato da un grande poeta, da Leopardi, in una delle sue poesie più famose, L'infinito. Dice Leopardi: è come il vento, odo stormir tra queste piante, come sento il rumore del vento che attraversa le piante, così, eccetera, eccetera. Vediamo qualche altro esempio, questa volta attinto dal purgatorio. Effigiare, rappresentare, creare un'immagine, un'effigie da qualcosa, oppure mensola, termine probabilmente originariamente tecnico dell'architettura, che è passato poi ad indicare non solo concetti, nozioni dell'architettura, ma anche nozioni dell'arredamento domestico. Ancora, scindere, è una parola di origine latina, che è abbastanza frequente in italiano, staccare nettamente, in senso figurato. No, non si può affrontare questo problema scindendo, cioè prescindendo, come anche si dice, da determinati aspetti. Scindere lo troviamo in un canto, l'undicesimo del Purgatorio, quello dei Superbi per l'appunto, dove si enuncia il principio, lo fa un personaggio, il Miniatore o Odelisio da Gubbio, dove si enuncia il principio che la fama terrena non è altro che un fiato di vento, che un soffio di vento che passa rapidamente. E Oderisi, per illustrare questo concetto, che illustra proprio Dante, che si riconosce colpevole di superbia, il viaggio che compie Dante è anche un viaggio di, in primo luogo, anzi un viaggio di purificazione personale, gli dice quale sarà la fama che resterà di qualcuno dopo un certo numero di anni dalla sua morte, se questo qualcuno è vissuto fino a tarda età e ha fatto opere degne di ricordo, oppure quindi se vecchia scindi da te la carne, se ti separi dalla carne, se l'anima abbandona la carne quando qualcuno è molto vecchio, piuttosto che se tu, essere umano, fossi morto da bambino, quando, dice Dante, si usano parole come pappo e dindi. Sono parole del lessico infantile, pappo è la nostra pappa e dindi indica le monete. Si faceva anche allora, si potrebbe fare, si fa anche oggi, far sentire ai bambini molto piccoli il rumore di monetine o di altri oggetti chiusi in un sacchetto, perché i bambini di pochi mesi sono molto incuriositi da questo rumore. E dindi è appunto una parola infantile per indicare denaro. Faccio questi esempi di parole che non sono parole del nostro italiano, semmai pappa ma non pappa, per mostrare qual è la latitudine del lessico di Dante. C'è spazio per le parolacce, che non cito, ma anche per le parole del lessico infantile. È chiaro che prima di Dante non c'era stata proprio occasione in italiano di usarle. Poi ci sono altre parole.
che vorrei ricordare con voi, parole che attingo sempre dal Purgatorio, questa volta dal 14° canto. Tre parole che fanno riferimento, le prime due tipicamente al cane e la seconda agli animali. La prima è botolo, cagnolino in senso spregiativo. Dante mette in bocca ad un invidioso, ad un'anima purgante che incontra appunto in questo canto, una immaginosa rappresentazione del corso dell'Arno che passa attraverso varie popolazioni toscane per le quali Guido del Duca, ma attraverso il personaggio Dante stesso, esprime il proprio disprezzo. Arrivato agli Aretini, Arezzo non è proprio sulle rive dell'Arno, ma insomma non distante, il personaggio parla di botoli, cioè di cagnolini ringhiosi, e usa anche ringhioso, altra parola del lessico comune. Perché sono trattati in questo modo gli Aretini? Perché hanno ancora velleità di indipendenza, quando ormai la fortuna la fortuna politica della loro città è tramontata. E poi Muso, riferito all'Arno, che a un certo punto devia il suo corso da Firenze verso la Toscana occidentale e dice: allor disdegnosa torce il muso. Muso forse non è, anzi senza forse, non è comune in quest'uso figurato, ma ovviamente è comunissimo nell'uso proprio in riferimento ad un animale. Allora, facendo un po' di conti, trascuro altri esempi per non farla troppo lunga su questo punto, facendo un po' di conti, in questa porzione di testo io ho individuato 116 parole che Dante usa per la prima volta. E queste parole procedono in misura crescente dall'inferno, che ne ha 20, al purgatorio 34, al paradiso che ne ha 62. Paradiso è la cantica più ampia dal punto di vista dell'escursione lessicale. Beh, Dante si trova di fronte alla necessità di rappresentare l'indicibile. Per tutti noi è molto più facile descrivere il male, il dolore, che non la felicità, che se sulla terra si prova per un momento, non ci dilunghiamo a rappresentarla, perché è molto difficile, un sentimento di eterna beatitudine. Nel paradiso la narrazione si conclude niente meno che con la visione di Dio, la visione istantanea per un momento di Dio. Quindi aumento di queste prime attestazioni dall'inferno al paradiso, e poi 52 parole su 116 sono parole che si usano ancora oggi, altrettante le parole che non si usano più. Beh, insomma, e poi le altre invece sono parole che hanno cambiato significato, in tutto o in parte. 52 sono un numero piuttosto alto, piuttosto consistente. Se poi noi prescindiamo dalle prime attestazioni e guardiamo al lessico nel suo insieme, e quindi anche al lessico che è attestato prima di Dante, troviamo che molti versi corrispondono esattamente al modo di esprimersi oggi. La bocca mi baciò tutto tremante, per citare ancora il quinto canto dell'Inferno e le parole che usa Francesca per descrivere a Dante il fatale momento del peccato commesso con Paolo. Oppure il primo verso: nel mezzo del cammin di nostra vita, possiamo chiederci ovviamente dove Dante collocasse la metà ideale della vita umana, però cosa vuol dire nel mezzo, cioè a metà, lo sappiamo senza particolare sforzo.
Dobbiamo quindi tener conto di questo e ricordare che la difficoltà, che è indubbia, nella lettura della commedia non dipende tanto, o dipende in misura ridotta, dalla lingua che Dante usa, ma dai riferimenti culturali che presuppone. Pensiamo solo all'importanza di tutto il repertorio mitologico classico che Dante dà un po' per scontato al lettore e che oggi non lo è. Poi naturalmente, non voglio sottovalutare questo aspetto, ci sono le differenze che non riguardano il lessico, ma che riguardano la morfologia, quindi aspetti strettamente grammaticali, o la microsintassi. Vi faccio quattro esempi, perché non voglio sottovalutare questo aspetto, quattro esempi attinti, tutti e quattro, dal primo canto dell'Inferno. Al verso 67 leggiamo: rispuosemi, non Omo, Omo già fui, è Virgilio che risponde a Dante. Mi rispose, dovremmo dire noi, no? Rispuosemi. Nell'italiano antico c'era una legge sintattica che prevedeva che in posizione iniziale non si potesse usare un pronome atono prima del verbo, quindi rispuosemi, non mi rispose. Differenza. Però, se ci pensate un momento, c'è un caso residuale in cui anche oggi, parlando italiano, noi applichiamo senza saperlo, senza esserne consapevoli, questa antica legge sintattica. L'imperativo affermativo prevede infatti l'obbligo dell'enclisi, come si chiama, la posposizione del pronome atono. Dimmi, fallo, vacci, non mi di, ci va, eccetera. Che cosa succede però con l'imperativo negativo? Succede che questo obbligo non c'è più. Io posso dire non dirmi, certo, ma posso anche dire non mi dire. E come mai storicamente nell'imperativo negativo questo obbligo viene meno? Perché nell'imperativo negativo ovviamente la forma verbale è preceduta dall'avverbio, non si trova cioè al primo posto. Quindi è una norma mutata che però ha lasciato in una lingua fortemente conservativa come l'italiano una traccia che diciamo segna un piccolo elemento di continuità. Altro esempio al verso 74, figliuol d'Anchise che venne di Troia. Oggi dovremmo dire da Troia per indicare l'allontanamento, la provenienza, l'origine. Certo, però ci sono dei casi in cui noi oggi ancora diciamo di. Io posso dire sono uscito di casa alle 7, per esempio. Quindi di casa, accanto a da casa, però insomma di non è del tutto morto. E dico soltanto in senso figurato di qualcuno che straparla, che dice cose inspiegabili e ingiustificabili, che quel tale è uscito di testa, come se avesse, fosse uscito dalla testa, intesa come capacità di condurre ragionamenti sensati. Un altro caso in cui noi conserviamo questo valore di provenienza, di origine, di Dio. Ancora una differenza, questa volta relativa alla morfologia, alla desinenza grammaticale. Che questa bestia per la quale tu gride, siamo al verso 94, tu gride, qui siamo fra l'altro sicuri della forma gride, perché è in rima. Perché dico questo? Perché di Dante non abbiamo l'autografo, quindi se questa forma verbale l'avessimo trovata al centro del verso, chissà. Potevamo benissimo pensare che fosse una forma dovuta al copista, a uno dei tanti copisti che hanno trasmesso la commedia fin da pochissimi anni dopo la morte di Dante e non a Dante, ma la rima ci garantisce. Grida è in effetti la forma più antica
della seconda persona del presente indicativo, che in Dante si alterna con la forma gridi, che poi sarebbe diventata esclusiva. Gride è obiettivamente un arcaismo. Ultimo esempio che vi faccio è dell'ultimo verso del primo canto, quello in cui Virgilio manifesta, e non è l'unico caso in cui lo fa, il suo rimpianto, ma il suo dolore, perché nonostante la grande probità mostrata nella sua vita, non ha potuto conoscere il messaggio cristiano e quindi non si è potuto salvare. E il verso è: «O felice colui cui ivi elegge». Il soggetto sottinteso è Dio. Qui la parafrasi è indispensabile: felice chi Dio ha scelto. Cui è un pronome relativo, oggi noi lo usiamo solo con funzione di complemento indiretto, di cui, da cui, per cui, eccetera. L'italiano antico poteva anche usarlo come complemento oggetto, come avviene in questo verso. Questo uso si è mantenuto a lungo, almeno nella tradizione letteraria. Una poesia di Pascoli, che è uno dei poeti che segna più nettamente il distacco tra la poesia tradizionale e la poesia già novecentesca, la poesia romagna, scrive così: «Romagna solatia, dolce paese, cui regnarono guidi e malatesta, cui tenne pure il passator cortese». Cioè, la Romagna che, complemento oggetto, il passatore cortese, che era un brigante che derubava, ma che aveva la fama poi di versare parte della sua refurtiva ai poveri. Troviamo ancora in un poeta così moderno cui. Questa osservazione, avviandomi alla conclusione, mi permette di ribadire un tratto che in qualche modo offre una motivazione alla relativa continuità tra la lingua di Dante e la lingua di oggi. L'italiano è una lingua a forte tasso di conservatività, e questo perché è una lingua che per molto tempo è stata pressoché soltanto scritta, perché gli abitanti dell'Italia per molto tempo avevano familiarità solo col relativo dialetto, non con la lingua scritta. Questo ha fatto sì che la lingua scritta avesse un ritmo evolutivo molto più lento rispetto a quello che è avvenuto nelle due lingue che citavo all'inizio, il francese e lo spagnolo, che hanno conosciuto addirittura, nel caso della Francia, un regno unitario, nel caso della Spagna, dei regni che hanno interessato gran parte del territorio. Tutto questo in Italia non è avvenuto. Dante stesso sembra lagnarsi nell'apostrofe del Purgatorio che ricordavo prima, i Serva, Italia, eccetera, di questa situazione, però la frammentazione dell'Italia ha permesso di conservare, proprio come icona identitaria, l'unità della lingua, oltre che ha permesso all'Italia di mantenere una serie di varietà, pensate alla varietà gastronomica, che rende, diciamo, positiva, rende alla fine positivo il bilancio di questa molteplicità di lingue e di tradizioni, così tipicamente legata, anche rispetto a quello che è avvenuto ad altre nazioni molto vicine, così tipicamente legata all'Italia. Vi ringrazio dell'attenzione e naturalmente sarò molto lieto se vorrete chiedermi qualche cosa. Grazie, grazie professor Sarianni. Allora, io ricordo agli spettatori che possono fare le domande via commento o connettendosi al link che trovate sempre nei commenti. Ma intanto approfitto io per fare una domanda.
che è una cosa che mi chiedevo all'inizio dell'intervento del professore, quando si parlava dell'opera di Dante che riflette esplicitamente sulla lingua. Allora, se è abbastanza evidente come un'opera della fortuna che ha avuto l'opera di Dante segni la storia di una lingua, mi chiedevo quanta parte ha nell'influenza di Dante sulla formazione della lingua italiana il fatto che Dante si sia interrogato esplicitamente sull'italiano, che si sia interrogato esplicitamente sulle forme letterarie da adottare? Dunque, sì, è abbastanza facile rispondere dicendo che non c'è stata nessuna influenza, perché il divulgare eloquenza ha avuto pochissima fortuna all'epoca di Dante. Lo conosceva, per esempio, Boccaccio, ma se ne perde coscienza molto presto, e sarà riscoperto nel Cinquecento da un letterato vicentino, Gian Giorgio Trissino. Trissino ne dà una traduzione, e per un po' di tempo i letterati hanno dubitato persino che fosse un'opera autentica. Quindi queste idee di Dante non hanno avuto nessun effetto sulle vicende dell'italiano. Ma aggiungo di più, la commedia è stata sempre letta, mandata a memoria, anche da persone molto semplici, però come capacità di codificazione delle forme letterarie ha avuto una importanza molto minore a quella del Canzoniere del Petrarca, che è stato imitato in modo anche pedissequo fino al Cinquecento ed è stato imitato anche da letterature straniere. Se invece dovessi citare due imitatori di Dante ancora nel Trecento, dovrei citare due nomi che sono legittimamente ignoti se non agli specialisti: Fazio degli Uberti col Dittamondo e Federigo Frezzi col Quadrireggio. Ecco, questo mostra quanto poco Dante abbia contato nella tradizione letteraria come modello da imitare e quanto invece però, dal punto di vista linguistico, abbia contato come codificazione di fatto della lingua comune. Grazie. Grazie, bene. Se non ci siamo altri interventi, noi ringraziamo ancora una volta il professor Serianni. Ricordiamo l'ultimo appuntamento della Settimana della Lingua, domani con il professor Palermo, che affronterà il tema della formazione della lingua nazionale. E grazie ancora una volta di averci seguiti e ci vediamo domani. Bene, grazie a voi, arrivederci.